Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, ci siamo di nuovo su Minecraft Ita. Allora, vi faccio vedere tutti i progress che ho fatto off camera, sono stati veramente tanti. E poi voglio intanto parlarvi della questione delle nuove serie. Adesso vediamo i progress e poi ne parliamo molto velocemente. Allora, qua, vabbè, ok, lo so, conoscete, c'è la parte delle mura. La parte delle mura che avevamo iniziato a costruire poi nello scorso episodio, questa parte, il muro del tempio, no, 2 episodi fa, il muro del tempio, che ho continuato questa parte tutta nuova e ho fatto tutto il muro qua intorno in modo tale da rendere proprio safe il tutto. Metteremo le torce successivamente. Qua si scende e si ricollega a questa parte di muro. Vedete? Le decorazioni sono sempre quelle che ho fatto dall'altra parte e questo è quanto. Qui ho fatto un piccolo rialzo per chiudere il ponte, ora vi faccio vedere il tutto come funziona, vi faccio vedere anche da sotto. Ok, è carino, non è male. Poi cosa fa? Vabbè, questo è il solito meccanismo per aprirlo. Adesso vi faccio vedere come si chiude. C'è il bottone da sopra che magari i più di voi l'avranno individuato. Un bottone in legno. Eccolo qua. Così sentite i pistoni che si updatano. Scendi e è chiuso. Poi vieni qua sotto e lo riapri tranquillamente da qua. Bam. Easy, molto molto easy. Perfetto. Dovremmo illuminare, ma quello poi sarà successivo. Voglio togliere quell'albero, però, e fare una costruzione qua abbastanza grande. Una costruzione che ancora non ho in mente, però vabbè, magari successivamente. Ora, parlando delle nuove serie, devo farvi vedere altri progress? No. No, non credo. No, 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 penso di no. Allora, la nuova serie, dato che me lo state chiedendo in diversi della serie moddata, ho deciso di iniziare una serie con le mod. Uscirà domani il primo episodio. E sarà incentrato, ci sono diverse mod, non ci saranno i macchinari però perché tanto tutte le serie che ho fatto sulle mod le ho fatte sulla Feed the Beast oppure sul pacchetto che ho creato io, ma era sempre incentrato sulle mod e sugli stessi macchinari. Incentrato sulle mod, che cazzo ho detto? No, dicevo, era sempre incentrato sui macchinari, sulla maggior parte dei macchinari e quindi la Thermal Expansion, la Industrial Craft e non mi andava sinceramente di fare sempre le solite cose, vai lì, ti fai i primi macchinari, ti duplichi gli ore, basta, basta. È un modpack molto avventuroso, ci sono tante mod che io non conosco e quindi le andremo a studiare insieme, però vedremo il tutto, lo vedremo nei prossimi episodi, quindi da domani vi spiegherò bene tutto come funziona. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento di domani perché inizierà una nuova serie. Per quanto riguarda la possibile CTM Survival Map, ho qualche idea, ma adesso aspettiamo di finire la corsa contro il drago, ieri è uscito il penultimo episodio probabilmente. E no, non è non probabilmente uscito, probabilmente è il penultimo, perché poi sa, quando il drago, non è detto che sconfiggiamo il drago nel prossimo, però dai, potte seguo. In tutti i casi, oggi vi faccio vedere, ho trovato, ecco, un altro progetto, vi parlo, questo poi iniziamo con i progetti di oggi. Qua mi servirà del quarzo perché voglio rifare un po' il tutto qua dentro, voglio crearlo, voglio fare, sì, parecchio con il quarzo, voglio farlo, proprio tutto con il quarzo, deve essere molto ripetitivo tra il soffitto, le pareti e il pavimento. Tipo labirintico. Poi ho trovato il modo, cioè non è che l'ho trovato io, ho trovato su internet il modo per intrappolare il wither. Lo faremo a livello della bedrock. Non serve farlo a livello della bedrock, poi è possibile farlo dove volete, però ho deciso di farlo là. E poi ci faremo una farm di legno full automatica, una bestia proprio della Madonna, a bestia. Quindi il wither lo voglio intrappolare perché poi a parte è figo avere un cazzo un wither intrappolato, avremo costantemente la barra qua sopra del wither. Easy, molto. Ora, mi serve della stone, direi della stone e del cibo perché l'ho finito. Ho finito le mie carote d'oro. Mi ero fatto una buona scorta, adesso sono finite. E torneremo a mangiare pollo per forza. Ho qualcosa qua commestibile, no? E cos'ha il ferro che me lo porto dietro a fare? Oggi comunque andiamo a finire a farm di ferro. Che mi serviva? Stone brick e basta. Stone brick e basta. Quindi un paio di stack. Volevo portarmi dietro anche del legno, che qua non ho. Sì, ce l'ho qua. 63 pezzi più qualche stick. Perché dovremo fare i cartelli per il coso, per lo scivolo d'acqua. Ok, ci siamo. Bene. Detto questo, torniamo sopra. Ho già preparato il tutto là, la farm di ferro. Facciamo un attimo un salto a prendere del cibo. Come ricorderete bene, c'è quella parte là. Nei prossimi episodi tenteremo anche di finire la safe zone, perché ci siamo quasi. Qua magari faccio una porta abbastanza easy. Quanta roba c'è qua? Madonna, il cibo. Aspettiamo, ne prendo un bel po', eh. Ok, buono. Perfetto, 35 pezzi vanno più che bene.
E adesso là, andiamo da questa parte. Qua volevo farci una piccola cascata qua sopra, dato che c'è un bello spazio. Qui una cascata con un ponte, comunque vabbè, ne parleremo successivamente. Adesso ci fiondiamo là alla farm di ferro, quella della Madonna. Tre enderpearl mi ci vogliono. Ah, poi ho trovato un trick con l'enderpearl assurdo, lo faremo anche quello. Comunque, cosa andiamo a fare adesso? Rail, cobblestone e la prima tranche la faccio così, decisamente. Uno, due, poi vai su così e adesso lo facciamo tranquillamente. Hop, hop. Perché non sa... Ah, già sono arrivato, ma che cazzo? Poi vai più qua. Hop, hop. Non è proprio il massimo averlo essere attaccati così, però giri così, lo fai girare ancora un po'. Che cazzo di scala ho fatto? Bruttissima, terrificante. Poi vai qua, così, giri ancora, non devo fare errori. Ecco, perfetto, così sali ancora. E poi arrivi qua e li facciamo girare qui i nostri carissimi amici. Siltouch mi riprende il vetro e li facciamo entrare qua dentro. Quindi iniziamo a mettere le rotaie. È possibile fare? Ok, perfetto. Tac, tac, vediamo se non ho sbagliato nulla. Questo qua non va bene, infatti. Allora, riprendiamo da più dietro. Perfetto. Questo scende così, ne metti un altro così. Tac, tac, ottimo. Hop, hop. Buono, va bene, perfetto. E questo sarà quello che farò per ora. Madonna. No, non penso sia una buona idea. Come lo faccio scendere? Ok, faccio così. Tac, fai così. E poi due giri. Perfetto, bellissimo. Fino a là lo devo far arrivare. Poi sale. Tac, 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 tac e tac. Ottimo. Minecart alla mano. Adesso ne prendiamo uno di vita. Buono, no, dove? Vabbè, ognuno fa come gli pare. Minecart with furnace e io mi sono scordato il coso. Giustamente. Adesso ci proviamo a portarcelo a mano. Dai, veloce, su, provo a portarmelo a mano sopra, non è detto che io ci riesca. Vai su, bravo, vai sopra. Però con il minecart quello con fornace era più semplice la questione. Devo metterne 4 per parte, dai, sali. Bellissimo, bellino, uno è andato. Dovrei metterci qualche slab più che altro, perché poi mi scappano. Anzi, ci mettiamo un bel blocco di vetro, così. Tac, almeno non puoi uscire. Mi dai il coso? Adesso come lo prendo io questo? No, vabbè, fanculo. Ottimo. Fai così, così. Ok, questa parte probabilmente ve la risparmierò perché posso capire che è abbastanza noiosa. Potevo farmi la scaletta carina in stone brick, muori male. Hop! Potevo farmi la scala carina in stone brick e tenerla. Però, fottete sega, non ho voglia. Quindi, lo farò anche di là e poi ci rivediamo. Ok, tanto per cambiare c'è un temporale. Strano, mai, mai successo qua. Però io ancora devo trovare un cazzo di creeper super caricato. Sarebbe anche ora. Guardate là i fulmini si vedono bene stavolta, sono caduti là, da quelle parti, in mezzo all'acqua. Madonna, se mi prende un cazzo di creeper è uno spettacolo. Guarda, lì è caduto un fulmine, c'era un piccolo... Si vede? No, non si vedono. Va bene, speriamo non cadano sulla... su qualche parte della mia casa, perché sennò me la distruggono malamente. Bordello. Ora, in tutti i casi, cosa andiamo a creare? Lo scivolo ad acqua, l'ascensore ad acqua, per portare i villager su, in alto. Ora, il punto è, mi ci vuole... Tanto, sì, mi ci vuole veramente, veramente tanto. Perché intanto uno è qua. Io come faccio a portarlo sopra? Con le rail è un casino. Io dovrei fare uno scivolo ad acqua, partendo da qua, tipo una cosa del genere, arrivare sopra, che poi manco me lo prende, così. Stone brick, tanto posso utilizzarne quanti voglio, non è un problema. E non qui. E cosa fare? E mettere... I cosi, i cartelli con l'acqua, in modo tale che i villager poi salendo tentino appunto di salire e arrivino al punto là sopra, piano piano loro salgono sempre. Nel senso, se trovano una fonte d'acqua sopra, loro tentano di salire, faranno lo stesso, saliranno sempre di più, saliranno, saliranno, in modo tale da avere... Hop, hop, non mi basteranno mai i blocchi. E io come cazzo ci risalgo con questo enderpearl, devo fare i trick con le enderpearl. Speriamo non ci si metta pure la neve. E poi dobbiamo intanto scendere e fare i cosi con i cartelli. Poi quello non è un problema, ti porti dietro le fonti d'acqua infinite e lo fai a bestia. Adesso ne faccio vedere soltanto uno, faccio vedere la costruzione. Quanto manca? Manca ancora tanto. Non so se ci riusciamo a salirci qua sopra e a finirlo. Lo finisco con la cobblestone. Volevo farlo con gli stone brick perché sembra carino, però alla fine, fotte sega. Facciamo con la cobblestone e basta. No?
Buono, l'ho ripreso. Ottimo. Tac, tac, tac. Ok, mancano due. Sì, ce la facciamo tranquillamente. Cobblestone alla mano e tentiamo di finirlo. Poi, no, il legno no, non ho voglia di utilizzare il legno perché poi devo andarmi a riprendere dell'altro legno, appunto, per fare i cartelli. Hop, vai, vai, vai. Su, ci siamo quasi. Sì, ci siamo quasi, ottimo. Mi basteranno i blocchi, secondo voi? Sì, dai, che mi bastano. Allora, adesso dobbiamo giostrarcela bene, così. Allarga, allarga il tutto. Vai di qua, bravissimo, così. Una volta arrivato qua, poi dipende dai cartelli, noi dovremo mettere una fonte d'acqua, magari anche un po' più altina, tipo così, che mi va in questa direzione e mi porta i miei carissimi amici villager qua dentro, bloccati da una corrente d'acqua che magari andrà in un altro punto. Poi le torce le rimettiamo successivamente, oppure le alziamo, le mettiamo qua, potrebbe essere una buona idea, perché poi se no è un casino e vorrei evitare che poi mi spawnino mob, poi mi scordo, è un casino. Ok, le torce le lasciamo così. Questo lo mettiamo in questo modo, così che l'acqua da qua o da un punto più alto va qua dentro e i villager me li porta là. Poi tolgo l'acqua e chiudo. Perfetto. Ora l'unica cosa è scendere. Proviamo a fare un trick. No, no, dai che ci muoio, ho paura. Vai. Bam. Numero. Perso soltanto un cuore. Ok, buono. Ora cartelli alla mano. No, muori male. Knockback, che non si chiama knockback, ma si chiama punch. Punch, esatto, punch. Togli questo, dammi il cooked chicken e mangi. Guarda, gli zombie, madonna. Morite male, tutti quanti morite malamente. Vediamo se è morto già un golem. No, non è morto già un golem. Qui non farò il sistema di smistamento, fotte sega, perché ci metto una vita. Cioè, non è che ci metto una vita, è inutile. Questa sarà una farm della madonna. Poi portarlo a casa mi ci vuole un casino, tanto il chunk non è neanche updatato. Però ho scoperto. Oh cazzo! Oh cazzo, stacca tutto, stacca tutto! Ci sono zombie dentro, breccia, 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 zombie dentro ci sono! Cazzo, rompi tutto il vetro, rompi il vetro! Ok, buono. Mi sono morti un casino di villager. No! Mannaggia agli zombie! Ma da, ma ci, tu ci credi? Cioè, tu sei veramente sicuro? Che, ma, io guarda! C'è gente così random in giro. Mori male. Ok, morti malissimo. Dopodiché, tentiamo di massacrare un attimo quello là in fondo. L'ho preso, probabilmente sì. No, più in alto. Nemmeno. Oh, va bene. Adesso, cartelli. Cartelli alla mano. Cartelli alla mano. Così. Tac. Tac. 30 cartelli. No, sì, 30 cartelli, giusto. Acqua. Ci metterò una vita perché dovrò fare. Adesso faccio vedere quello che devo fare. Allora, diciamo, ma voi come siete spawnati? Come siete nati? Con le. Ma è strano. Boh, non lo so. Allora, leva questo. Cartello. Tac, acqua. Poi vai sopra. Vedete, si sale tranquillamente. Cartello. Acqua. Cartello. Tac. Poi qui ci va l'acqua, qui c'è un cazzo di cartello. E lo stesso più su. Noi dovremmo fare questo, direi massima. Continuare per tanto tempo. Cartello, acqua, cartello, cartello, acqua, cartello. Abbastanza noioso come procedimento, però è per forza così. Uno. Poi vai sopra anche, ne metti un altro qua. Tac. E ne mettiamo uno qua sopra pure. Hop. E riandiamo a prendere l'acqua. Questo è quello che farò per le prossime, non lo so, mezz'ora, tre quarti d'ora abbondanti. Perché devo farlo per tutto quel pilastro. Poi, non contento. Sì, sta morendo il primo golem. Quindi vuol dire che la farm in tutti i casi funziona. Ottimo, ottimo. Sta funzionando. Poi dovremo mettere i villager sopra. Non so se mi resetterà qualcosa. Ho deciso di metterlo al contrario. Nel senso, avete visto, no? Uno è da, su due lati, altri sono su sugli altri due lati. Perché questo? In modo tale da influenzare il meno possibile i villager, lo spawn dei villager. Hop, vai. Nel senso, se io li mettevo tutti e due qua, magari uno qua e quello sopra lì, proprio su questo lato, magari succede, c'era qualche problema per quanto riguarda lo spawn degli Iron Golem. Ho deciso di metterli su entrambi i lati. No, io spiegami come. Ah, perché possono uscire loro. Bam! Morto male. E quindi magari da influenzare più lo spawn. Adesso ci riproviamo, lo facciamo. Ci riproviamo, insomma, di nuovo, facciamo tutto.
Lo faccio off camera e poi ci rivediamo, insomma, questo era il concetto. Bene, ho praticamente finito i villager, mi è rimasto soltanto uno, volevo farvi vedere appunto come funzionava, però è soltanto la prima parte perché la seconda ancora non l'ho fatta per mancanza di build. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Don da solo, no, 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 fermo, fermo, così, guarda, bravo. Dammi questo, tac, rimettilo qua, ottimo. Adesso riprendiamo il tutto e vi faccio vedere come un po' funziona. Che palle, perché non lo prendo? Con calma, adesso mi ci metto davanti io, lo prendi per forza. Vai, bene, ottimo. Dai, su, vai veloce. Dai, ottimo. E lo facciamo salire, adesso c'è una piccola possibilità che il villager muoia, spero non sia questo il caso. Però vai, entra dentro, bravissimo. Ora dobbiamo togliere il coso. No, mi ha preso dall'altra parte. Ok, buono. E adesso sale lui, adesso con l'Ender Pearl tentiamo di fare il trick del secolo e arrivare a vedere. Ce la facciamo? Vai, hop. No, ho sbagliato. Allora, intanto qua. Vediamo se riesco a mandarla là sopra. Dai, 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 veloce. Sì, buono. No, 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 no. Vabbè, so che è fattibile, quindi possiamo riuscirci. Vai. Sì. Cazzo la lava, cazzo la lava, cazzo la lava, cazzo. No, no, forse non mi sembra il caso, eh. No, proprio direi di no. Tanto il villager dovrebbe essere già arrivato. Comunque devo risalire per chiudere, quindi. Sì, buono, buono, ci sono, ci sono, ci sono, grande, grande, grande ci sono, grande ci sono, grande, bravissimo, ottimo. Ora, sarebbe bellissimo se riuscissi a fare una cosa del genere, vaffanculo. No, non lo so, vabbè, salgo anch'io dalla parte, ho sprecato 10 ender per fare questo giochino. Quindi, penso sia anche soddisfatto io. Vai, scendi, aia. Adesso risaliamo anche noi da qua, vi faccio vedere come funziona. Ender pearl, sarebbe anche il caso, no. Ho della cobblestone, sì, ho della cobblestone, quindi facciamo il giro così. Lo finirò off camera e ve lo porterò nel prossimo episodio, perché adesso io mettermi là a finirlo non è che abbia tutta sta grandissima voglia. In tutti i casi fai così, poi ti puoi anche chiudere piano piano, che non è che sia il massimo. Adesso così, vai, chiudilo bene, perfetto. Poi lo devi richiudere così, ottimo, adesso noi possiamo tranquillamente salire. Non si muore tranquillamente, questo è carino come ascensore. È un po' lungo perché i blocchi sono tanti, però d'altronde se no ci andava a influire sull'efficienza della farm, quindi non potevamo rischiare. E adesso piano piano saliamo e vi faccio vedere il tutto, come sono disposti i villager. Vi faccio vedere che adesso, ah, ok, lui si è chi viene, vabbè, uno lo leviamo. Mi spiegate perché siete qua voi? Come cazzo siete arrivati? C'è un piccolo problema di fondo, l'acqua non funziona qui. Ci devo riprovare. Ah, ok, ottimo. Vai, scendete. Ora, signor villager, non per niente. Se lei mi cade, io ho fatto un casino di lavoro per nulla. Adesso lei, piano piano, mi ritorna dentro. Mi ritorna dentro. Grazie, grazie, grazie. Bravissimo, perfetto. Vi giuro, non so per quale motivo l'acqua si. Una mia idea? Si è congelata, poi. Esatto. Poi si è risciolta. E non si è. Ok, va bene. Perfetto. E poi quando si riscioglie normalmente magari c'è questa possibilità. Però io le torce te le ho messe vicino, senti, te ne metto altre. Dai, entrate, entrate, ce la fate, entrare? Vi devo picchiare malamente, vi picchio malamente. Tu dentro non ci vuoi proprio stare, eh. Dai, vai, ti prego, te ne prego, te ne prego. In maniera. Ok, vai dentro, bravo. Anche tu, grazie. Scendete, per favore, vi devo mettere qualcosa sopra, per forza. Così, adesso vedrai che entrate. Vai dentro così. Tanto siete. Quanti siete? 8? Ho fatto bene i conti. Se ho fatto bene i conti dovrebbe essere 8. E 8 è il numero ideale di villager. Ce la faccio a spostarlo? Non ce la faccio, ti do una piccola botta. Eccolo qua, bravissimo. No, 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 ti prego no. Ti prego no, ti prego no, ti prego no, ti prego no, ti prego no. Non cadere. Guarda che mi tocca fare per un cazzo di villager. Ottimo. Ender Pearler. Oh, ho fatto di tutto e è morto. Ora mi tocca risalire. Comunque, questo è quanto, lo farò anche dall'altra parte. Poi provvederò a demolire il tutto. Speriamo la farm funzioni a bestia. Vediamo intanto se è morto qualcuno. No, soltanto un golem è morto. Va bene così. Qui possiamo anche togliere. No, ci riporto i villager. Perché devo fare il trasferimento là a qua. Ce ne porto parecchi. E poi dal trasferimento da qui alla sopra.
Che casino, queste farm. Comunque, per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio la troverete già completata. Io vi ricordo, come al solito, lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se l'hai già fatto, di condividere il video su Facebook e farmi conoscere nuove persone. Mi raccomando, non mancate l'appuntamento di domani con l'episodio, con le mod, insomma, la serie. Dopo tanto tempo torniamo sulle mod. Io vi ricordo, di nuovo, vabbè, no, l'ho detto 6.000 volte. Vi aspetto come al solito al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!